La chef Silvia Baracchi è una delle tante donne che con grazia e autorevolezza dirigono le cucine di alcuni dei migliori ristoranti italiani. Una stella Michelin appuntata alla divisa, Silvia prepara nel suo locale, il Falconiere, ricette di tradizione e piatti creativi. E per i più volenterosi propone anche corsi di cucina tematici. Silvia, cosa prepariamo oggi? Oggi prepariamo la battuta di chianina, che è veramente una carne eccezionale, molto buona e molto una carne prelibata. Poi, visto che siamo noi in Val di Chiana, proprio la Val di Chiana proprio è qui davanti a noi, non c'è nulla di meglio che usare qualcosa di tipico del nostro territorio. Cominciamo a condirla. Io ti posso aiutare? Assolutamente, anzi, sennò questo grembiule... Diciamo che va bene. Useremo un pochino di fiori di finocchio. Questi qui? Un piccolo pizzichino. Poi? La cannella. Poi grattiamo un pochino di noce moscata. E a questo punto quello che è l'ingrediente principale della cucina toscana e cucina italiana, diciamo, l'olio extravergine di oliva. Dobbiamo un pochino pigiare, ecco, prendi questa fettina di melone, provi a rotolarlo un pochino tra le dita, sì, e l'appoggiamo qui sopra. Così? Sì, perfetto. A fiore? Sì, vai. Andiamo a completare il nostro piatto affumicandolo. Ci sono tutte erbe aromatiche essiccate, c'è del finocchio, c'è l'alloro secco, c'è la salvia, il rosmarino, tante erbe profumate. Ha preso bene? Assolutamente, guarda qua, è una magia. Schiaccia questo qui sotto, questa campana poi si satura di fumo, poi l'appoggiamo proprio sulla carne. Ecco fatto, basta pochi secondi che poi la carne proprio assorbirà proprio l'aroma delle erbe, quindi un profumo incredibile. La battuta è pronta, e ora? E ora prepariamo gli gnudi. Andiamo! Andiamo! Silvia, cosa sono gli gnudi? Gli gnudi, lo dice la parola, sono, diciamo, i ravioli, però senza la pasta intorno. Proprio un piatto tipico aretino, e è fatto di ricotta freschissima di pecora, le uova, la noce moscata e poi il parmigiano, che arricchisce sicuramente il sapore. Poi mi passi il piattino laggiù che procediamo a toglierli, a scolare i nostri muri. Faccio io? La nostra salsa di verdure allo zafferano, vediamo anche il colore che è proprio bello, un giallo dorato, che infatti anche l'aroma è eccezionale. E poi soprattutto direi un assaggino. Grazie Silvia, e ricordiamo ovviamente che chi vuole imparare a cucinare questi fantastici piatti della tradizione aretina può venire qui da voi al Falconiere e seguire i corsi che tu fai di cucina. Vi aspetto al Falconiere. Io assaggio e noi ci rivediamo tra poco. Honestly.